Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Nerd Village. Oggi siamo qua sulla seconda puntata di Analytics. Ho visto che avete accolto la prima con molto entusiasmo e sono molto molto contento perché secondo me come rubrica è figa. Adesso, oggi non dobbiamo fare introduzioni o cose varie, vediamo se riusciamo a rientrare nella durata effettiva della serie, quindi 3-4 minuti per video. Vi ricordo di lasciare un bel like, lasciate un sacco di commenti, condividete il video per fare arrivare più gente sul canale, iscrivetevi se non l'avete fatto e oggi andiamo ad analizzare Dialga, come detto nei commenti da Okidoki, che saluto, e quindi andiamo a vedere Dialga. Allora, Dialga è un Uber che ha un typing molto interessante perché, essendo di tipo drago acciaio, vanta soltanto due debolezze, due pera, lotta e terra, quindi è un po' vulnerabile a diverse cose che però andremo a vedere, però vanta danni in uno per da buio, drago, folletto, fuoco, ghiaccio, spettro e poi ha resistenze a tutti gli altri tipi, quindi è veramente un Pokémon che può reggere qualsiasi cosa, date anche le sue difese molto molto alte. Il problema di Dialga è che purtroppo, nonostante abbia un attacco speciale molto elevato di 150, ho visto che i danni purtroppo non sono così eccessivi come possono sembrare. Qua sopra, fra i suggerimenti, trovate due spread con cui poter giocare Dialga. Io ho calcolato i danni con il massimo attacco speciale perché comunque ero interessato a vedere effettivamente l'output di danni che potesse fare il nostro signore del tempo. Il problema qual è? È che purtroppo tra tutti i Pokémon più inflazionati di questo metagame, Dialga riesce a fare buoni danni comunque, però non riesce a fare dei danni significativi come possono fare ad esempio Kyogre, Groudon o via dicendo, e questo magari lo rende un po' più inferiore nelle gerarchie dello usage comunque non molto generoso con Dialga, visto che siamo attorno al 3,53% di utilizzo del nostro leggendario. Il problema qual è? Sicuramente non il move pool, perché il move pool di Dialga è anche molto vasto, diciamo, riesce a coprire diverse cose. Oltre alla sua mossa peculiare che è Roar of Time, che però essendo il tipo drago non si utilizza più di tanto. Tra le mosse più utilizzate abbiamo sicuramente Flash Cannon, che è una stab di tipo acciaio che può andare a colpire Xerneas, ma anche i Tapu, quindi tutti diciamo i vari fairy che sono in circolazione in questo momento. Poi tra le altre mosse abbiamo sicuramente Earth Power, Thunder, Flamethrower, Aura Sphere. Sono tutte mosse che sembrano molto fighe, però effettivamente a cosa servono? Dialga si gioca per la sua bassa velocità principalmente come Trick Room Setter, quindi sarebbe innanzitutto comodo affiancarlo a un Kyogre per andare a coprire la debolezza al tipo terra, che qualsiasi Pokémon di tipo terra davanti a un Kyogre Scarf muore perché ovviamente non è mai più veloce. Altri Pokémon che lo possono accompagnare sono sicuramente dei tipi erba, per esempio mettendolo sempre in un Kyogre possiamo pensare a Tsarina, quindi per andare a bloccare possibili priorità che vanno a impedirgli magari di andare a mettere Trick Room, che è il motivo principale per cui si gioca Dialga, andare a mettere la Trick Room. Altri Pokémon che secondo me possono essere interessanti sono sicuramente Crobat per andarla a supportare, per andare a togliere il boost di Xerneas, quindi per andarla a colpire con Flash Cannon, per andare a fare Taunt su eventuali Taunter per il Trick Room, che naturalmente poi lo andate a vedere quali sono, anche comunque per evitare Rage Powder e Spore ad Amongus, che magari se noi mettiamo Trick Room lui è Amongus, ci può essere un problema, diciamo, però Crobat ci può aiutare a sistemarlo. Oppure io ho segnato anche come Pokémon interessanti possono essere Lunala oppure Necrozma Ali dell'Aurora, perché Necrozma Ali dell'Aurora sotto Trick Room può essere utilizzato. Qualcuno ci ha fatto top, mi sembra, proprio a Roma, mi sembra, o comunque in una PC, poi ve l'andate a vedere magari su VGC Stats. Il moveset tipico che può accompagnare Dialga, ve l'ho detto, è Trick Room, Protect, Flash Cannon e poi un'altra mossa, diciamo, potrebbe andare bene Air Power, però vi potete anche rischiare un Flamethrower, ma tanto voi sicuramente avete Incineroar in squadra, quindi diciamo che con il tipo fuoco siete abbastanza coperti. Andiamo a vedere dei danni che fa Dialga. Tutti i danni, come vi ho già detto, sono stati calcolati con Modest Dialga 252 di Special Attack. È un 2 hit KO, 3 hit KO su Xerneas, 3 hit KO naturalmente se va boostato, e ho calcolato uno Xerneas con qualche investimento. Se vi doveste trovare davanti magari qualcuno che non si sa per quale motivo ha fatto uno Xerneas 252 speed, 252 special attack, potrebbe essere one hit KO, ha il 6% di one hit KO con Flash Cannon. Thunder fa 2 hit KO su Kyogre Scarf, mentre invece Air Power, e qua ragazzi mi dispiace perché mi aspettavo molto di più sinceramente, fa un 40% di danno all'Incineroar Assault Vest Careful con la spread fatta per reggere il Moonblast a più 2 di Xerneas, mentre invece senza Assault Vest è un 2 hit KO da parte del nostro Dialga con Earth Power. Ferrothorn e Cartana comunque in generale
questi Pokémon qua prendono One Hit KO da Flamethrower, però naturalmente avendo 4 per a fuoco è anche normale, mentre invece sotto Rain Ferrothorn prende il 60%. Lo strumento con cui si può giocare Dialga sono sicuramente le Safety Goggles per impedirgli di essere addormentato, ma la maggior parte delle volte si può trovare anche Baccona, oppure addirittura Assault Vest e dargli poi 4 mosse direttamente offensive, che possono essere a questo punto Flash Cannon, Air Power, Flamethrower e Thunder, oppure Roar of Time per avere un output di danni buono su chi non resiste al tipo drago e magari vogliamo dargli un danno abbastanza ingente. Detto questo, ragazzi, le mie considerazioni su Dialga sono che sicuramente ci sono Pokémon migliori di lui, e è un tipo acciaio, sì, però ad esempio Kartana fa più danno perché Xerneas, che è il counter principale per cui si gioca il tipo acciaio, ha una bassa difesa. Si potrebbe giocare Dialga fisico? Sì, però poi in realtà andate a sacrificare 30 punti di attacco speciale che invece possono servirvi per fare danno su altro. Quindi in realtà il consiglio è di cercare di arginare, se proprio volete utilizzarlo, questa cosa con altri tipi di output offensivi, e poi invece magari cercare di giocare Dialga per settare la Trick Room e poi per andare a indebolire i Pokémon attaccando prima voi. Comunque sicuramente non è un Pokémon che il cui basso usage, diciamo, è uno scandalo. Ci può decisamente stare che sia di un utilizzo così basso. Detto questo, spero che la seconda puntata di Analytics vi sia piaciuta. Dialga purtroppo non è stato facile da analizzare, però spero di avervi dato comunque dei chiarimenti. Vi ricordo di commentare qua sotto con i prossimi Pokémon che vorreste vedere analizzati in Analytics. Oltre a questo, vi ricordo di lasciare un bel like, di condividere il video e di iscrivervi al canale. Qua sotto trovate i miei social, la pagina Facebook, al quale vi raccomando di mettere like perché ci pubblico un sacco di cose. E noi ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Un saluto dal Village e bella per voi. Ciao!